All'interrogazione numero 41, consigliera Frattolin, prego. Grazie Presidente. Richiamato il decreto del 19 gennaio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che disciplina gli obblighi generali a carico delle amministrazioni regionali in merito alle emissioni deliberate di OGM nell'ambiente e alle analisi e valutazioni del rischio per il sistema agroecologico, nonché le altre normative in materia, ma soprattutto preso atto delle dichiarazioni del Ministro per le Politiche Agricole, che a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale Sanità, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché Ambiente e Tutela del Mare, del 19 luglio 2013, ha definito tale provvedimento come capace di salvaguardare la nostra specificità, con cui vietiamo la coltivazione del mais mono 810 in Italia. Visti i propositi e le recenti iniziative intraprese da alcuni imprenditori agricoli pordenonesi, che dietro al pretesto dell'innovazione agricola in tema di coltivazione di mais mono 810 si sono dichiarati pronti a nuove intenzionali introduzioni di OGM che potrebbero danneggiare irreparabilmente l'ambiente circostante a tali terreni coltivati, interroghiamo l'assessore competente per sapere quali azioni intenda promuovere o stia promuovendo la Regione, anche con richiesta di intervento da parte del Corpo Forestale Nazionale o Regionale, in tema di prevenzione, vigilanza e controllo sugli OGM, a seguito delle recenti e future semine e coltivazioni di mais geneticamente modificato sul territorio regionale. Grazie, a parola l'assessore. Grazie Presidente. Condividendo le finalità generali che hanno ispirato la presentazione dell'interrogazione, finalità sottese alla tutela del territorio e alla salvaguardia della vocazione del comparto primario regionale verso le produzioni tradizionali di pregio, ritengo innanzitutto opportuno soffermarmi su alcune precisazioni. A seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea di data 8 maggio 2013, intervenuta nell'ambito del procedimento penale a carico del signor Fidenato, è venuto meno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione ministeriale per la messa in coltura di OGM prevista dal Decreto legislativo 212 del 2001 e, conseguentemente, è venuta meno anche l'applicazione della sanzione penale prevista per chi semina senza autorizzazione. A seguito di tale pronuncia, che ha rivoluzionato il quadro normativo statale fino allora applicato, liberalizzando di fatto le coltivazioni OGM, il Consiglio regionale, in occasione della legge di assestamento di bilancio, ha modificato la legge regionale 5 del 2011 sull'impiego di OGM in agricoltura. Con tale intervento legislativo, da un lato sono state individuate le procedure per l'adozione delle misure di coesistenza rivolte ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, e dall'altro è stato introdotto, all'articolo 11 bis, un regime transitorio applicabile fino all'approvazione delle misure di coesistenza per l'attuazione del principio di coesistenza con riferimento alle colture in essere. Come noto, il Consiglio regionale ha approvato tale disposizione nell'ambito dell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura e nella consapevolezza che le misure di coesistenza, finalizzate a tutelare solo gli aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, costituiscono l'unico strumento giuridico riconosciuto dall'ordinamento comunitario con cui le regioni possono regolamentare e quindi limitare l'impiego di OGM in agricoltura. In data 11 agosto 2013 è entrato in vigore il decreto interministeriale che vieta la coltivazione di mais MON 810, attivando le cosiddette misure di emergenza di cui al citato articolo 34 del regolamento della Comunità Europea 1829/2003, sulla base di specifici rischi per l'ambiente, emersi successivamente all'iscrizione di tali varietà di mais nel catalogo comune europeo e sui quali ora è chiamato a pronunciarsi la Commissione Europea. La Direzione Centrale, Attività Produttive, Commercio, Cooperazione e Risorse Agricole e Forestali si è tempestivamente attivata ai fini dell'applicazione del decreto interministeriale, rilevando tuttavia che il divieto ivi previsto non è corredato da alcun regime sanzionatorio applicabile ai trasgressori. Il quadro giuridico entro cui collocare le iniziative che la Regione può legittimamente assumere con riferimento alle coltivazioni di mais OGM MON 810 in atto
e future è quindi attualmente contenuto nella sola legge regionale 5 del 2011, come recentemente modificata. Non è invece conferente il richiamo, fatto nell'interrogazione, al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 19 gennaio 2005, in quanto tale decreto disciplina la valutazione dei rischi derivanti dall'uso di OGM per motivi essenzialmente di ricerca e sperimentazione. Tale valutazione è inoltre finalizzata a ottenere l'autorizzazione alla sperimentazione da parte dell'Unione Europea. Il mais MON 810 è, invece, un prodotto destinato all'immissione sul mercato, è già stato autorizzato dall'Unione Europea ed è già iscritto nell'apposito catalogo comune. Per motivi analoghi non è conferente nemmeno il richiamo al decreto legislativo 224 del 2003, in quanto anch'esso è finalizzato a dettare le procedure statali per ottenere l'autorizzazione a livello comunitario di prodotti OGM non ancora iscritti nel catalogo comune. In tale contesto la Direzione Centrale sta pertanto operando per applicare la normativa contenuta nella legge regionale 5 del 2011 ed in particolare sta intervenendo su due ambiti. Da un lato gli uffici della Direzione Centrale in collaborazione con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale stanno predisponendo lo schema di regolamento contenente le misure di coesistenza che dovranno essere portate all'approvazione della Commissione Europea previo coinvolgimento del Consiglio regionale e, come richiesto dalla legge, delle associazioni degli agricoltori, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste, nonché delle università e dell'ordine dei dottori agronomi e forestali. Quindi, regolamento. Dall'altro, la Direzione Centrale, attraverso il Corpo Forestale regionale, sta applicando la disciplina transitoria introdotta dal citato articolo 11 bis e, nello specifico, sta ordinando ai conduttori dei fondi interessati di adottare una serie di accorgimenti tecnici individuati dall'ERSA, finalizzati ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche in relazione alla fase colturale in essere con riferimento alla singola piantagione. Grazie. Interrogazione, risposta immediata. Ah, prego, prego. Sì, grazie Assessore. Mi ritengo pienamente soddisfatta della risposta perché nei fatti mi ha confermato che alla luce della normativa vigente, ma soprattutto del decreto interministeriale appena emanato, non è nei fatti possibile intervenire a piena tutela delle coltivazioni tradizionali e dell'ambiente.